Studio Tirri, radiologia e diagnostica per immagini, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, Corso Umberto 100, Licata. Diomare, consulenza assicurativa, assicurazioni vita e danni, previdenziale e fiscale, via Adonnino 11, Licata. Il Licata si risolleva proprio a Locri e getta nel triplice dubbio i padroni di casa. Ma il non so spiegarmelo di Panarello è comprensibile, visto che più di un gioco di parole si tratta di un gioco di numeri. E alla luce dei movimenti di mercato, delle scelte, degli sforzi dirigenziali, l'atteggiamento della squadra non è andato giù né all'allenatore né allo staff, convinti che non ci siano alibi per un gruppo dalle gambe molli, per dirla proprio alla Panarello. In campo si è visto un Licata che ha ben interpretato la partita, segna di affondi puliti e arrembanti, e nel primo quarto d'ora di gioco servirebbe più di una mano per contarne le azioni, come il duetto Rotulo Minacori al nono, con tiro centrale smanacciato da Colella, o la staffetta finale di Minacori, spossessato poi della sfera da Capitano Aquino, ed è l'undicesimo. Bomber Minacori dunque c'è, ma né lui né Marsico avanzeranno nella classifica marcatori per questa domenica. Al 17esimo il Locri è in area avversaria, ma è evidente anche durante il corso della gara come mister Romano abbia provveduto a limitare l'autonomia di Bomber Marsico. Il Locri lavora a centrocampo, ma se qualche palla sfugge al controllo il Licata si invola, come al 22esimo, pur non rifinendo l'azione fronte porta o dalla distanza, come nel caso della conclusione di Giannone subito dopo. Se dalla bandierina Rotulo apparecchia la palla per Orlando, sempre al 25esimo, Murgia fa poi slanciare Baby Colella per una deviazione degna di nota. Fin qui c'è botta e risposta, e quella dei padroni di casa arriva su punizione spizzata al 37esimo. Il Locri prova anche a soffocare la manovra sicula, mentre il Licata si accorcia e contrae, sapendo che quella non è l'unica via d'uscita. Al 45esimo infatti la trasformazione dalla bandierina è aria fresca per Calaiò, che stacca e insacca. La ripresa è più Locri, almeno in avvio, con Colella a fermare la fuga di Minacori, coprendo bene lo specchio in uscita dei pali. I piedi del 2006 rimandano indietro il cannoniere del Licata, da lì a poco arriverà Saito, ma nulla di fatto, così da aprirsi la scena del Locri. Prima la rosa impegna Valenti su punizione al decimo, poi Marin gioca di palombella sullo stesso portiere al 12esimo, ed è già il 28esimo quando Costa, subentrato, approfitta di un cross dai fianchi dell'area per torcere il collo e deviare verso lo specchio. Al 30esimo però, da un nuovo angolo e qualche abbozzo di conclusione Amaranto, nasce la ripartenza esterna con Rotulo ed il suo tiro che beffa Colella su una porzione di spazio aperto sul suo primo palo. A Locri resta la carta delle retrovie, per esempio c'è Marin che prova a scorrazzare d'iniziativa, infatti conclude da fuori area ma Valenti blocca, e al 37esimo Saito punisce di collo piede e piazza lo 0-3 finale. Hai voglia di una vacanza e vuoi risparmiare? All'agenzia Viaggi Vivere e Viaggiare troverete oltre 500 offerte last minute per l'Italia e l'estero. Studio Tirri, radiologia e diagnostica per immagini, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, Corso Umberto 100, Licata.